Extra, tutti i colori dell'attualità con Claudio Michalizio. Bentornati, bentornati a Extra. C'era un periodo, neppure troppi anni fa, in cui se uno voleva la pizza l'andava a prendere al forno o comunque sperava che chi faceva parte di quel team della pizzeria ce la portasse a casa. A distanza di anni, invece, sembra quasi che non si possa fare a meno dei servizi di una categoria di lavoratori, i cosiddetti rider, sono i fattorini che viaggiano in bicicletta o in qualche caso in moto e che ci portano a casa non solo la pizza o altri piatti, ma qualunque prodotto ci possa servire da un momento all'altro. Ma quanto sono tutelati dal punto di vista lavorativo queste persone che svolgono un lavoro per certi versi molto essenziale? Quello che cercheremo di capire in questa puntata di Extra, che si apre come sempre con la copertina a cura della nostra Silvia Corsi. Nella società del tutto e subito, dei servizi direttamente a domicilio, i rider o i ciclofattorini, per dirla in lingua italiana, sono diventati il nuovo simbolo di un lavoro precario, pagato poco e per di più pericoloso. C'è addirittura chi li definisce i nuovi schiavi del consumismo e periodicamente invita a boicottare aziende o app che affidano a queste figure la consegna di cibo comodamente a casa o in ufficio. Anche la politica da tempo cerca di dare regole e diritti a lavoratori generalmente pagati a cottimo o, nel caso specifico, a consegna. Il primo a lanciare qualche anno fa una vera e propria campagna a favore dei rider fu l'allora ministro del lavoro Luigi Di Maio, che promosse un primo contratto di categoria. La scelta però sollevò aspre polemiche anche tra gli stessi lavoratori e fece protestare le società di consegna, che contestavano l'obbligo di assunzione per ogni fattorino, obiettando che ognuno ha la libertà di lavorare quanto vuole e se vuole e che quindi non c'erano i presupposti per un vincolo di subordinazione. I riflettori della politica e dei media poi si sono spenti su questa e su altre forme di precariato, ma non l'azione dei sindacati e dei tribunali. L'ultimo caso qualche giorno fa. La Corte d'Appello di Milano ha riconosciuto ad un rider protagonista di una lunga vertenza il diritto ad un compenso mensile minimo di circa 1.400 euro, oltre a tredicesima e quattordicesima. È la prima sentenza di secondo grado in assoluto in Italia che conferma i diritti da lavoro dipendente per un fattorino. Deliveroo, la società per cui lavora, si oppone e sta valutando il ricorso in Cassazione, ennesima vicenda di cui su questo fronte le posizioni di azienda e lavoratori siano alquanto distanti. E allora, in realtà la tutela contrattuale è un problema importante, ma le cronache ci dicono che non è l'unico problema che chi lavora in bici e fa le consegne deve nella sua quotidianità affrontare, perché c'è anche un problema di sicurezza che spesso fa notizia. Noi ne parliamo con Mario Grasso, che è funzionario del WILTUX. WILTUX è il sindacato dei lavoratori del terzo settore che fa capo alla UIL. Grazie intanto per essere con noi, buonasera. Buonasera a voi e a chi ci segue, grazie per l'invito. Allora, io partirei proprio dalla questione contrattuale. Ovviamente stiamo parlando del caso di un lavoratore, perché abbiamo aperto con una copertina che si riferisce proprio all'iter di un collaboratore di Deliveroo, che è uno dei marchi più famosi nel settore delle consegne a domicilio, che chiede da tempo una tutela di tipo contrattuale pari a quella di un lavoratore dipendente. L'azienda dice no, noi siamo semplicemente dei collaboratori. Perché in realtà è così difficile trovare un punto di sintesi tra queste due visioni? Sì, bella domanda, anzi, grazie per lo spunto, perché proprio questo, come dire, uno probabilmente dei macro temi su cui anni di battaglie anche sindacali insomma si sono sviluppati, ecco, perché appunto c'è una visione, una narrazione, come verrebbe anche da dire, che è quella aziendale delle piattaforme, che appunto dice che ci troviamo di fronte al lavoro puramente autonomo, quindi che il lavoratore è libero di scegliere quando lavorare, dove lavorare e come lavorare, e poi invece c'è la realtà oggettiva dello svolgimento quotidiano di questo lavoro, fatto appunto da direzione, organizzazione, tempi ben precisi e anche sanzioni disciplinari ben precise. Quindi
mi verrebbe da dire più in generale che, come già è comunque stato dimostrato anche sia da accademie, ma anche da diverse sentenze, che in realtà, una volta fatto il login su queste app, su queste app del food delivery, si è veramente sottoposti appunto a un regime di lavoro dipendente. Ed è per questo che noi da alcuni anni, appunto anche grazie all'impegno del nostro rider iscritto alla Wiltox di Giuseppe, che portiamo avanti questo ricorso, e adesso appunto si è consumata la seconda fase e, come è stato detto all'inizio nel video di presentazione, insomma, molto probabilmente andremo in Cassazione, che è l'ultimo grado di giudizio, e avremo finalmente una risposta, speriamo appunto definitiva, che sia positiva ovviamente per il lavoratore, che garantisca i diritti della subordinazione. Per riassumere e semplificare a beneficio dei nostri ascoltatori, voi dite in sostanza, siccome questi lavoratori hanno dei turni che probabilmente vengono anche determinati in base alle loro disponibilità, ma hanno poi delle regole da rispettare, anche nel modo di svolgere il servizio, non c'è alcuna differenza tra chi, per esempio, fa l'impiegato in una qualunque impresa amministrativa, impresa commerciale. Il concetto poi si può banalizzare in questo modo, mentre le aziende dicono: no, in realtà è come se avessimo a che fare con tanti liberi professionisti che prestano un servizio, una prestazione, e noi li paghiamo con che poi non è una percentuale, ma per intenderci una piccola cifra rispetto al prezzo complessivo che ha il ricevere a casa per noi utenti un prodotto. Sono i due universi che si confrontano, sono un po' questi. Esatto, sì, è proprio quello un po' anche il punto, no? Perché tra l'altro dobbiamo dire anche che quella di Giuseppe, insomma, la sentenza, la prima sentenza in Italia per un lavoratore di Deliveroo in corte di appello, è l'ultima di decine ormai di sentenze che ci dicono appunto che ai rider vanno applicati i diritti della subordinazione. Praticamente da sud e soprattutto su più piattaforme, appunto, ci sono state sentenze per Deliveroo, altre su Glovo, altre su Uber Eats, e tutte stanno andando, appunto, la giurisprudenza va verso quella direzione. Quindi, perché appunto poi sono i giudici che stabiliscono poi la reale tipologia contrattuale, analizzando proprio oggettivamente come si svolge il lavoro poi su strada, ecco, in questo caso mi verrebbe da dire. Mi aiuti a capire una cosa, la copertina lo ricordava, no? C'era, credo, il primo governo Conte, l'allora ministro del lavoro Di Maio, pose come una delle priorità dell'esecutivo dare un contratto specifico di categoria per queste figure. Ci furono tante polemiche, poi mi pare di capire che un'ossatura contrattuale in qualche modo è stata creata, ma probabilmente non viene riconosciuta dalle varie società che erogano questi servizi? Ma allora, in realtà, ecco, c'è stato appunto un accordo siglato da Assodelivery, che è l'associazione datoriale, il sindacato delle imprese, che raggruppa appunto le maggiori, quindi Deliveroo, Glovo e Uber Eats, e l'UGL, un altro sindacato, ma come anche una recente, insomma, giurisprudenza ha sentenziato, questo accordo non è rappresentativo della categoria in questo senso. E di contro, tra cui anche la nostra sentenza di appello, ci dice anche che il contratto di riferimento è il contratto del terziario, il contratto del commercio, che appunto già prevede la figura del fattorino e su cui appunto si può basare una contrattazione collettiva. In tal senso, penso di dare anche un'ulteriore informazione, soprattutto dal punto di vista contrattuale, perché poi chiaramente la politica non è l'attore principale in questo senso, ma sono appunto le parti sociali che dovrebbero, come dire, guidare un po' questi processi. E posso dire che appunto lo scorso 25 gennaio abbiamo avuto un incontro nella sede di Confcommercio a Roma con i rappresentanti di Assodelivery,
con i colleghi appunto di CGIL e CISL, quindi insieme a noi come Wiltux, per avviare un tavolo di trattativa per arrivare a un contratto collettivo vero e proprio che disciplini un po' tutta la filiera, il settore appunto delle consegne a domicilio tramite applicazione. Qualcosa, insomma, si sta muovendo anche sul fronte istituzionale in attesa però di un contratto condiviso che venga accettato da tutte le parti. Poi è evidente che è la magistratura che con i singoli casi che si trova ad affrontare si trova inevitabilmente a fare giurisprudenza, come insegnano quelle sentenze che in qualche modo possono diventare un punto di riferimento in un settore magari non adeguatamente normato. Allora, Mario Grasso, le chiedo di pazientare un attimo, abbiamo un po' di pubblicità, poi con lei vorrei capire anche che cosa c'è di vero in tutta una serie di narrazioni che attorno alla figura del rider sono fiorite negli ultimi anni, quanto guadagnano, il problema della sicurezza che purtroppo le cronache ci testimoniano essere un fattore davvero di pericolo per chi tutto il giorno sfreccia in mezzo al traffico delle grandi città e talvolta rimane anche coinvolto in incidenti che possono avere inevitabilmente anche un esito letale. Ne parliamo tra un attimo con il nostro ospite. Bentornati a Estra, la Wiltux è il sindacato che fa capo alla Will, che si occupa di tutelare gli operatori del terzo settore, del terziario, anzi, è la definizione più giusta, gli operatori del commercio. In questo novero ci sono anche i rider, coloro che in sella alle loro bici o talvolta addirittura i monopattini o le motociclette portano il cibo comodamente a casa. Li vedete anche in queste immagini che la regia si sta proponendo. Mario Grasso è il funzionario di Wiltux che ci sta aiutando in questa puntata a capire un po' di più su un settore che è relativamente recente, che ha tentato in passato anche di darsi delle regole con l'intervento del governo Conte, ma che ancora non vede risolti tutte quelle divergenze di vedute che ci sono tra chi difende i lavoratori, il sindacato in questo caso, e le aziende che erogano questi servizi. Ecco, Mario Grasso, intanto una questione che spesso viene citata: quanto guadagnano i rider e se ci fosse un contratto riconosciuto da tutti, in che modo la loro vita cambierebbe? Allora, alla prima risposta è davvero difficile dare una, insomma, alla prima domanda è davvero difficile dare una risposta definitiva, perché in realtà, essendo soggetti a un pagamento a cottimo, è davvero, difficile dare un valore, ecco, preciso in termini di paga mensile, diciamo come siamo abituati magari nell'ambito del lavoro dipendente più o meno, no? Quindi, purtroppo poi se a questo ci aggiungiamo che le dinamiche di organizzazione del lavoro, dell'algoritmo, delle singole applicazioni può determinare positivamente o negativamente anche l'assegnazione di ordini, quindi di possibilità di guadagno, risulta davvero difficile dare delle cifre. E se poi anche a questo aggiungiamo l'utilizzo ambiguo, se non per dire illegale, di applicazioni che purtroppo invece come dire, aggirano i sistemi di assegnazione delle ore per lavorare o degli ordini di consegna, oppure siamo anche di fronte a casi veri e propri di caporalato digitale, purtroppo ci troviamo davvero in una situazione ancora più critica. Se al contrario, rispondendo alla seconda domanda, se avesse un quadro normativo, insomma, ben definito, quindi all'interno di un quadro di diritti alla subordinazione, sicuramente i vantaggi sono molteplici, perché il lavoratore sarebbe di fronte a una paga certa e calcolabile, avrebbe tutta una serie di garanzie in termini di istituti come le ferie, la malattia, gli incidenti, gli infortuni sul lavoro, l'eventuale poi disoccupazione, la rappresentanza sindacale. Quindi, insomma, ci sono tutta una serie di vantaggi sicuramente che la contrattazione collettiva potrebbe definire a favore appunto dei fattorini.
Ma è vero che, per esempio, con queste app il loro lavoro viene costantemente monitorato e addirittura se non rispettano determinati parametri, un certo numero di consegne o una determinata durata, no? Un tempo limite per le consegne, loro possono avere dei problemi? Assolutamente sì, soprattutto ci sono alcune di queste aziende che in maniera, diciamo, visibile, altre anche in maniera meno visibile, purtroppo, insomma, nell'ambito della gestione dell'algoritmo, no? Che organizza, diciamo, il servizio e quindi anche la gestione degli ordini delle consegne. Ci sono dei parametri, soprattutto, come dire, molto stringenti, soprattutto nei fine settimana, durante le ore serali, che sono un po' quelle le ore di picco, no? Lavorativo per questo tipo di attività. Ci sono dei parametri che, appunto, se non vengono rispettati, fanno andare a picco il cosiddetto ranking, quindi il punteggio che ti inserisce all'interno di una classifica, che poi la settimana successiva ti permette di poter prenotare delle ore per poter lavorare. Quindi assolutamente sì. Questo è un elemento, insomma, molto pregnante, molto presente e che crea anche, diciamo, uno stress digitale a chi lavora per queste piattaforme. Ovviamente, è fondamentale che questi individui vadano in bici e in moto perché un nostro ascoltatore che ci ha mandato un messaggio al 320-2393-833 dice: Ma perché non si muovono con un'auto? Così sarebbero un po' più sicuri. Adesso parliamo anche della questione sicurezza, ovviamente, con il nostro ospite. Cosa rispondiamo? In realtà loro non possono scegliere il veicolo o sì? Sì, allora, a seconda della piattaforma, ci sono piattaforme che di default non prevedono l'utilizzo dell'auto, altre invece sì, c'è la possibilità di poter lavorare anche in auto, sì. Diciamo che i mezzi fondamentalmente sono sempre i tre: bicicletta, bici elettrica, motorino, barra moto, insomma, e anche auto. Anzi, devo dire che nella Probabilmente. nostra esperienza, sia nelle grandi città, ma anche in quelle più piccole, c'è chi utilizza appunto l'automobile per fare le consegne, soprattutto d'inverno che col freddo, stando fuori, Ecco. insomma, è forse il mezzo più utilizzato per certi aspetti. Forse se guardiamo al prezzo della benzina non conviene tanto farle, visto Esatto. che poi le spese sono a carico del lavoratore, però sicuramente è più sicuro. Ecco, veniamo alla questione sicurezza, perché purtroppo ogni Sì. anno le cronache stradali riferiscono di tanti incidenti in cui questi riders perdono la vita o addirittura riportano dei casi di ferite. Ecco, da questo punto di vista so che per voi del sindacato questo è un altro punto cruciale che va definito, perché che tipo di coperture assicurative hanno questi lavoratori? Sì, allora, innanzitutto, proprio su quello che ha detto poco fa, possiamo dire che l'anno scorso, nel 2022, ci sono stati 7 morti, 7 rider morti, proprio a seguito di incidenti stradali. E per quanto riguarda invece la copertura sugli infortuni sul lavoro, a seguito della legge che è stata emanata, insomma, che ha disciplinato anche il lavoro tramite piattaforme nel 2018, è prevista adesso la copertura INAIL per gli incidenti. Alcune piattaforme prevedono pure un'assicurazione integrativa per gli infortuni. In alcuni casi, a seconda appunto in base ai requisiti, c'è anche la possibilità appunto di usufruire dell'INAIL per gli infortuni cosiddetti in itinere, soprattutto quando ci sono degli infortuni, quando si finisce tra il momento di fine turno e il ritorno a casa. Le faccio ancora un paio di domande e poi la lascio, ringraziandola ovviamente per il tempo che ci ha dedicato. La prima è provare a capire anche quali ostacoli ci sono ancora da affrontare sulla via di un accordo. Lei ci diceva che potrebbe
il tavolo che è stato indetto recentemente portare, no, a un accordo condiviso sulla normativa, ma c'è anche una questione di tipo meramente economico che impedisce a queste aziende di accettare l'ipotesi di applicare un contratto, anche perché credo che le marginalità su cui erogano i servizi siano talmente esigue che forse è anche difficile far quadrare i conti. Non voglio prendere le parti dell'una o dell'altra fazione, ma vorrei provare a capire se è anche un problema proprio di costi, no? È evidente che se per ogni consegna il cittadino dovesse pagare solo di trasporto 20 euro, il lavoratore sarebbe contento, l'azienda sarebbe in regola, però forse uno non chiama più il cibo a domicilio. Certo, no, qui senza dubbio no, le domande sono più che pertinenti, perché è chiaro che anche su questo ruota un po' il tipo di organizzazione del lavoro e anche tutte le tutele ammesse che riguardano un po' appunto i diritti e tutele dei fattorini. È chiaro che ci troviamo di fronte a dei modelli organizzativi che ad oggi stanno scaricando sulle spalle dei rider il costo d'impresa, il rischio d'impresa, un po' ecco il costo del lavoro più in generale, diciamo. Ed è chiaro che una contrattazione collettiva che vada a migliorare le condizioni di lavoro dei fattorini debba prevedere anche un costo del lavoro a carico delle imprese maggiore. Tuttavia, ad oggi, visto anche lo svilupparsi di nuove tendenze di vendita di prodotti online e quindi di consegne di beni a domicilio tramite app, ci sono già alcune aziende che hanno, come dire, sposato un nuovo trend, si direbbe, del cosiddetto quick commerce, quindi del commercio veloce tramite appunto applicazione, che già ad esempio stanno assumendo i propri fattorini per le consegne con dei contratti di lavoro dipendente. Quindi questo sicuramente è un elemento su cui riflettere, e sicuramente che, come dire, sarà utile anche alla discussione della trattativa, proprio per cercare di evitare poi fenomeni di, come dire, di dumping contrattuale, no? Per certi aspetti. E d'altro lato, ecco, poi sicuramente bisognerà un attimo anche capire quali saranno anche le evoluzioni del mercato, perché questo poi oggi abbiamo visto ad esempio che una di queste piattaforme, appunto, anzi possiamo citarla dato che oggi è l'azienda un po' al centro della nostra discussione, Deliveroo, sappiamo che ha licenziato o meglio ha avviato una procedura di licenziamento per più di un centinaio di dipendenti, proprio a seguito anche un po' di questa fase post-pandemica che ha visto un po' anche il calo degli affari, no? Quindi sicuramente ci sono tutta una serie di variabili, di dinamiche che vanno considerate. Ecco. Allora, l'ultima domanda che avrei voluto farle è se ci sono dei riferimenti su come si organizza l'estero per normare queste cose. Non gliela posso fare perché in regia mi dicono che dobbiamo dare la pubblicità e io a rientro cambierò argomento. Avremo modo di parlarne anche per seguire questa vertenza da cui siamo partiti e questo tavolo di confronto che ci diceva il nostro ospite è iniziato e chissà che non porti davvero finalmente a una svolta positiva. Intanto grazie a Mario Grasso di Wiltux, buon lavoro a lei e alla prossima. Alla prossima, buonasera e buon proseguimento. Grazie. E allora c'è la pubblicità come preannunciato e poi voltiamo pagina qui a destra, state con noi. Bentornati a destra, voltiamo decisamente pagina, vogliamo occuparci di uno sport che da qualche tempo a questa parte sta avendo grandissimo successo e contagia questa passione per il padel davvero tutti, giocatori con più esperienza, principianti di qualunque età. Tra pochi giorni a Roma ci sarà un evento di grandissima rilevanza, tra poco vi presento il promotore di questa iniziativa, adesso con Giacomo Chiucchiolo cerchiamo di capire di cosa parliamo.
Si chiama PIX Padel Experience, l'evento che dal 10 al 12 marzo porterà a Roma la prima fiera interamente dedicata al padel, 3 giorni in cui lo sport più in crescita in Italia sarà assoluto protagonista. 20.000 metri quadri allestiti alla Fiera di Roma, tra campi ed espositori, un campo centrale con tribune che ospitano fino a 500 spettatori, tornei, concerti e lezioni di prova. Tutto ruota intorno al padel, sport in ascesa e praticato in Italia ormai da oltre 1 milione di giocatori, 100.000 solo a Roma. L'evento, patrocinato da Comune di Roma, Regione Lazio, CONI, Sport e Salute, è stato presentato oggi in Campidoglio alla presenza, tra gli altri, dell'assessore Sport e Turismo di Roma, Alessandro Onorato, il presidente della FITP della Regione Lazio, Giorgio Di Palermo, e l'ideatore del progetto, Rolando Luzzi. È la prima volta che 10 campi di padel verranno messi in una fiera, in particolar modo quella di Roma, che è una fiera eccezionale, una fiera innovativa. E poi all'interno abbiamo creato una piattaforma dove c'è la possibilità anche per i bambini, ci sarà un'area giochi, ma non solo, anche per uno spazio eventi, per la socializzazione e comunicazione per questo sport che ormai è diventato un punto cardine della nostra nazione, possiamo dire, per quanto riguarda la parte sportiva, ma io direi anche di socializzazione. Sport, inclusività e divertimento, ci sono tutti gli ingredienti per rendere PIX Padel Experience un successo che l'assessore Onorato ha detto in conferenza stampa si augura possa diventare un appuntamento fisso per la città di Roma. E allora parte sotto ottimi auspici questo evento dedicato davvero a uno sport che sta avendo grandissimo successo. L'avete intravisto nel servizio, ora è collegato con noi Rolando Luzzi, che è l'amministratore delegato di Padel Expo Italy. Buonasera e benvenuto a Extra. Salve, buonasera e un ringraziamento a Radio Roma che ha diciamo subito sposato la nostra iniziativa e ci dà questa opportunità di far conoscere non solo questo grande sport che è il padel, ma anche questo tipo di socializzazione che andiamo a creare dal 10 al 12 marzo alla Fiera di Roma. E come dice proprio il roll up dietro di me, Roma Caput Padel, io sono proprio nella sede organizzativa, nel cuore della nostra redazione, parlando con voi ci sono tutti i ragazzi che stanno lavorando proprio perché da oggi abbiamo iniziato a montare il primo campo, pensate, vi do questa notizia in esclusiva, e poi arriveranno gli altri costruttori di campi. Da domani dovremmo almeno tirare su tutte le pareti intorno a lunedì, ecco, per farvi capire che tipo di lavoro c'è dietro in una manifestazione che, come hai detto giustamente, si preannuncia un bel successo, speriamo. Ecco, ma ce lo auguriamo tutti, è un evento tra l'altro che sta già avendo un grandissimo successo sui social perché se ne parla tantissimo, e stiamo parlando di questa disciplina che davvero è letteralmente esplosa in Italia in pochissimo tempo. Ma lei come se lo spiega questo successo? Ma io me lo spiego perché è uno sport prima di tutto che è molto facile. Tutti si possono avvicinare a questo sport, a questo gioco, dai bambini fino alle persone più grandi, possono confrontarsi in partite, giochi, incontri, come dice proprio il nostro slogan. E poi la cosa che secondo me è il sale su questo tipo di attività è proprio la socializzazione, perché è uno sport che fa ritrovare quello che era prima. Concedetemi il paragone, il calcetto. Prima si andava a fare la partita di calcetto, si socializzava, giocavi con gli amici e tutto quanto. Adesso il padel è diventato, secondo me, ancora di più, perché il calcetto, tra virgolette, era solo per uomini più o meno, poi le donne si sono approcciate in partite e tutto quanto, ma mai come il padel. Qui il padel raggruppa anche le donne che sono veramente, tra virgolette, impazzite. Io vedo delle mamme che la mattina finiscono di fare la spesa e vanno a fare lezione di padel invece di andare in una palestra o fare altre attività, perché proprio piace questo tipo di sport e poi piace giocarlo per quanto riguarda appunto tutto il settore umano, partendo dai bambini ed arrivando alle persone più grandi.
Ecco perché questo evento che si terrà dal 10 al 12 di marzo nasce proprio, io direi quasi a formato famiglia, no? Perché voi sarete un punto di riferimento per gli appassionati, per quelli che magari non hanno mai tentato, per i professionisti e poi per persone di tutte le età. Quindi davvero è un invito che noi rivolgiamo a tutta la popolazione, perché in fin dei conti il padel lo può giocare chiunque, no? Assolutamente sì, sta dicendo bene. È uno sport, come ho detto in precedenza, molto facile da approcciare proprio. Poi, naturalmente, ognuno ha le sue caratteristiche. Chi gioca, per esempio, a tennis è molto avvantaggiato perché già il movimento è più breve, meno tecnico, però più facile da fare. E poi la cosa importante è che noi vogliamo portare in questo evento non solo il discorso padel, perché ci sarà. Naturalmente l'evento tecnico importante, la FITP, che è il nostro sponsor tecnico, porterà un torneo dei 24 migliori giocatori italiani che si sfideranno nel Grande Slam, ci sarà un torneo amatoriale con le finali nazionali del TPRA Master, sempre della FITP, ma più che altro vogliamo far avvicinare le famiglie. Perché? Perché noi abbiamo creato anche uno spazio giochi con una radio, Radio Bimbo, che fa proprio questo tipo di mestiere, diciamo, animazione per i bambini e avvicinamento alle famiglie, e ha sposato avvicinamento alle famiglie a questi eventi, ha sposato subito il discorso del padel. Creeremo anche una piazza eventi dove ci sarà un palco, dove ci sarà della musica live, dove ci saranno anche delle sfilate. Probabilmente stiamo parlando proprio con la vostra emittente, con un gruppo che già collabora con voi, che è il gruppo di sfilate per ragazze giovani e anche over, e quindi probabilmente vedremo Radio Roma protagonista proprio in questo spazio eventi. E poi ci sarà anche il food, naturalmente, perché chi viene lì può stare una giornata, può trovare da mangiare non solo per quanto riguarda ristorazione, ma anche per uno street food e anche per cibi particolari tipo il bio, o quantomeno il famoso poké, che va tanto di moda anche tra gli sportivi. Assolutamente, io immagino naturalmente questa come una grande festa perché alla fine dove c'è lo sport c'è anche il divertimento, inevitabilmente c'è anche la gioia di, io direi anche un po' di rimettersi in gioco e il padel può essere davvero una versione per certi versi forse semplificata del tennis. Io uso magari un'espressione che non è propriamente adeguata, ma ahimè ammetto di non essere per nulla sportivo, però le posso dire per esempio che mio fratello, da quando ha scoperto il padel, lui ha abolito il calcetto, lei ha detto delle parole sacrosante e chissà in quante famiglie questa cosa sta davvero succedendo. Senta, è una sfida però organizzativa non da poco, no? Mettere in campo un evento con 20.000 metri quadrati di esposizione, decine e decine di campi. Ecco, da questo punto di vista, come vi è venuta l'idea di creare questo appuntamento? Ma parte un po' da lontano, perché io ho sempre frequentato Fiera Roma con il mondo dei cavalli. Io, essendo stato il manager del campionissimo Varenne, ho fatto tanti cavalli a Roma, ho cavalli a Roma prima, e poi si è chiamata Roma Cavalli. E quindi dal 2019, nel parlare proprio con un vecchio amministratore delegato di Fiera Roma, dice: ma perché, visto che hai iniziato a giocare a padel proprio in una fiera cavalli, non portiamo qua il padel in Fiera di Roma, abbiamo gli spazi, e possiamo creare una cosa di questo genere. E da lì ho iniziato a progettare questo evento. Naturalmente non posso dire che è stata una cosa facile. Diciamo che al momento la formula vincente è la famiglia, perché poi abbiamo creato un gruppo familiare di ragazzi, giovani e anche societario che sta portando avanti questo prodotto con un architetto giovanissimo che ci sta aiutando con grande esperienza, con altri ragazzi molto giovani che fanno parte della società, che sono qui nella nostra redazione, proprio per dare tutto quello che si aspetta un visitatore in questa fiera, e creando proprio dei presupposti con degli step, naturalmente, perché, come ha detto lei, non è facile. Oggi ero in fiera a fare un sopralluogo proprio perché montavo nel primo campo, e proprio c'era il discorso che
Vedevamo questi capannoni enormi e ci stavamo immaginando, diciamo, fra una settimana, proprio una settimana esatta, che saremo in fiera, che apriremo l'evento. È una bella sfida, via. Però ecco, ci sono tutti i presupposti per vincerla. Allora, tra poco vi diremo dove, quando, l'avete capito, dal 10 al 12 marzo e come avere tutte le informazioni, così il nostro ospite fa un attimo mente locale. Questo è un appuntamento che noi di Radio Roma abbiamo deciso di promuovere con particolare slancio perché ci sembra davvero una bella iniziativa e avremo modo di parlarne anche naturalmente nei prossimi giorni con i promotori per farvi vivere la vigilia e poi l'atmosfera che si vivrà in questi giorni di festa all'insegna di questo sport davvero ricco di fan di tutte le età. Questo l'abbiamo capito. Allora, dal 10 al 12 marzo, tra l'altro è un acronimo PIX, giusto? PIX è un acronimo, Padel Italy Experience, è nata questa idea anche qui da un gruppo di ragazzi che ha fatto questo studio. Abbiamo un art director che è una bravissima ragazza, Carmelina, e poi Filippo che ha studiato proprio queste frasi. Voglio citarli perché, ripeto, sono delle idee innovative di giovani che gli piace stare nel mondo del padel, che socializza e sicuramente crea contatti e poi, ricordiamo, anche dal punto di vista economico, crea posti di lavoro, perché il padel, con i tanti circoli che hanno aperto, tanti campi, hanno creato posti di lavoro per istruttori, per segreterie, per tante persone che collaborano intorno a questo sport. E allora, dal 10 al 12 marzo Roma sarà Caput Padel, così abbiamo ricordato anche lo slogan della più grande fiera dedicata al padel che si terrà alla Fiera di Roma dal 10 al 12 marzo. Io ringrazio in bocca al lupo naturalmente a tutti voi Rolando Luzzi che è l'amministratore delegato di Padel Expo Italy e avremo modo di ritrovarci nei prossimi giorni. Intanto buon lavoro perché manca poco meno di una settimana ormai. Sì, è stato un piacere essere in collegamento con voi e raccontare un po' il backstage, l'avvicinarsi a questo grande evento. Quindi noi vi invitiamo tutti a venirci a trovare, a visitare questo magnifico sport e a provarlo anche, perché ci sarà E possibilità anche certo. di testare le racchette, fare delle clinique all'interno e provare il mondo del padel. Ci vediamo tutti alla Fiera di Roma. Intanto grazie davvero, buon lavoro a tutta la squadra. Arrivederci. Grazie. Grazie, grazie Grazie, arrivederci. naturalmente per essere stati con noi e grazie anche a voi che ci avete seguito. Adesso ci sono gli altri programmi della nostra emittente. Extra torna domani alla solita ora. Arrivederci. Extra, tutti i colori dell'attualità con Claudio Michalizio.